minuti abbiamo deciso di usarli per spiegarvi il guide di Rai. Oggi come oggi, quando un turista cerca informazioni online, va sulla rete, cerca informazioni, esperienze e consigli. Il problema è che queste app sono sempre più spesso usurate e portano la gente ad andare sempre più spesso negli stessi posti. In questa maniera l'esperienza turistica è standardizzata e si perde, diciamo così, quella componente emozionale che spesso e volentieri permette di distinguere un'esperienza di viaggio standard da un'esperienza di viaggio unica, che è quella che appunto Guide Me Right si propone di offrire all'utente online. Infatti, credo sia capitato a tutti voi nella vita di andare a visitare un amico spesso quando lo visitiamo ci porta in giro, ci fa conoscere la sua località di competenza e la sua vita in quella località. E questo è quello che Guide Me Right intende offrire. Il problema è che non tutti abbiamo la possibilità di avere conoscenze in ogni città del mondo che vogliamo visitare. Sarebbe bello, ma non è possibile, o almeno non lo era, perché da oggi Guide Me Right funzionerà appunto da sistema di intermediazione tra queste persone. Come funziona Guide Me Right? Guide Me Right, ci sono due tipologie di utenti. Uno è un turista che possiamo definire curioso, che accederà al portale per cercare il tipo di attività che vuole sostenere, o se non, ancora non lo sa, potrà chiedere il consiglio del cicerone. E poi un cicerone freelance, che è un abitante del luogo, appassionato del suo territorio e che funzionerà appunto da chiave per permettere l'ingresso a questo utente nella realtà locale al turista. Per realizzare tutto questo abbiamo realizzato un portale che è ospitato su un server Amazon, è stato costruito con dati completamente reali e inoltre attraverso l'utilizzo di tecnologie scavi al 100%. Come funziona il portale? Come vedete ci si può registrare. Per registrarsi basta inserire mail e password, in questo caso si è utenti normali, ovvero sia semplici viaggiatori. Una volta che si registra come viaggiatori è possibile filtrare la propria ricerca attraverso le funzioni località, tipo di attività e in base al calendario. Una volta filtrata la ricerca visualizzeremo i ciceroni che ci possono aiutare nella nostra esperienza di viaggio. Scegliamo i ciceroni in base a una sorta di descrizione che il cicerone caricherà nel proprio profilo e l'utente, una volta appassionato a questa piattaforma, avrà anche la possibilità immediatamente di registrarsi anche come cicerone lui stesso, semplicemente aggiungendo una serie di informazioni che sarebbero poi i servizi che lui potrà offrire dalla lingua parlata alla località di competenza. E niente, questo è il portale. Cosa succede dopo? Per capire da dove ottenere gli utenti per questo portale abbiamo effettuato un'analisi di mercato. Abbiamo notato che i turisti che arrivano in Italia sono circa 100 milioni, dei quali il 40% effettua ricerca online. Questo 40% porta alla creazione di un mercato di circa 4 miliardi, che in base al comportamento che abbiamo analizzato appunto di questi utenti online, crediamo che circa 6 milioni, crediamo di poter ottenere circa 6 milioni di visite su base annua, che in base a un tasso di conversione dell'1,5%, porterebbero ad un reddito finale di 135.000 euro nel primo anno. Gli utenti però verrebbero anche ricavati naturalmente da tutte quelle persone che sono alla ricerca di un lavoro. Infatti, come sappiamo, la disoccupazione è alta, soprattutto dal punto di vista giovanile, ma il giovane non ha smesso, almeno noi, di cercare lavoro, soprattutto online, e noi vediamo quindi ad ottenere anche in questo caso il 10% di questi giovani, che corrisponderebbe a 140.000 utenti che frequenterebbero il sito costantemente. I costi di realizzazione, soprattutto grazie a una impegnativa campagna di marketing, sarebbero di circa 35.000 euro. Dal punto di vista di cosa c'è adesso online, spesso con i team, abbiamo detto, ci sono un sacco di portali che ci permettono di ottenere informazioni su condivisione di recensioni e storytelling, però si basano su studio sbagliato, passate. Per capire appunto la fattibilità delle nostre idee abbiamo svolto un'analisi sia sul territorio, andando a intervistare gli inseramenti aperti a Cagliari, che tramite un veloce questionario, e abbiamo notato che appunto l'idea interessava la gente perché la gente è alla ricerca di nuove esperienze di viaggio che siano appunto nuove e personalizzate. Quindi, come funziona Guide Me Right? Queste due persone, il viaggiatore e il cicerone, si incontrano sul portale. Il cicerone fa vivere la sua realtà locale secondo quella che è la sua maniera di vivere al viaggiatore, che dopo potrà valutarlo. La valutazione è molto importante perché in base alla valutazione viene definito il tariffario orario del cicerone freelance, che in questo caso non è stato fortunato. Nella slide successiva possiamo vedere la sicurezza che viene garantita appunto dal sistema di feedback che abbiamo appena visto e da una verifica di tutti quelli che vogliono fare il cicerone freelance sia tramite mail che tramite telefono. E i benefici sono evidenti perché c'è appunto la scoperta di nuovi stili di vita locali e inoltre la possibilità di guadagno per i giovani.
Tutto questo porterebbe appunto al turismo sostenibile e questa operazione sarà realizzata da un team serio e competente